passiamo alla, alla sessione successiva. È una sessione che in qualche modo è già stata introdotta, per cui veramente pochissime parole, perché la, quella che è appena finita aveva built in anche le due successive che noi avremo adesso. Questa, la prima, è dedicata al tema dell'energia, della transizione energetica. Voi sapete che questa, questa nostra iniziativa, il Festival del Futuro, si chiama La Grande Transizione, prima di tutto, poi anche altri titoli e sottotitoli, ma La Grande Transizione si esprime in questo momento certamente in maniera particolarmente acuta nel campo dell'energia. Il titolo di questa tavola rotonda è L'obiettivo della decarbonizzazione, 10 anni che cambieranno il mondo, e sicuramente lo cambieranno. L'avete visto, non ho bisogno di spendere altre parole, nei giorni scorsi, con tutto quello che è stato detto e pubblicato su Glasgow e su quella necessità enorme che abbiamo di interrompere un ciclo plurisecolare basato sul carbonio per arrivare a nuovi traguardi. Bene, ne parleremo, ne parleranno dei grandissimi esperti. Chiamo sul palco il chairman di questa sessione, che è Alessandro Lanza, direttore della Fondazione ENI Enrico Mattei. Benvenuto. Eccolo, Alessandro. Qua. Grazie. Scusa. A te ciao. Presentazione degli altri panelist. Grazie. Beh, innanzitutto vi ringrazio per aver invitato me e per avermi circondato, per così dire, di altri panelist, due dei quali non sono in presenza, uno lo vedo lì e l'altro no. Sono in presenza qui Carlo Stagnaro, che è un commentatore non ortodosso, nel senso che scrive a volte delle cose che a me piacciono, non sempre, ma spesso, e non è mai banale, insomma, nelle cose che scrive. Questo è già, per chi scrive, è già importante. Poi abbiamo con noi Andrea Bolla, che è manager da 25 anni, imprenditore, attualmente presidente e CEO di Vivi Energia, ed è quello lì. Sta arrivando lì. Abbiamo invece non in presenza Giorgio Graditi, che io vedo e non so se vedete voi. Giorgio Graditi attualmente è direttore del Dipartimento di Tecnologie Energetiche dell'Enea, ma ha un curriculum, diciamo, enorme. È un esperto di tecnologie energetiche, questo insomma a dire poco, è molto di più, ma insomma lo conoscete, il curriculum non lo devo raccontare. E infine Alessandro Blasi, che è in collegamento da Parigi, che è un finto geologo, nel senso che è geologo, ma in realtà non credo che abbia fatto il geologo per tre giorni nella sua vita, è un analista, diciamo, di politica energetica. In questo momento è advisor, è uno dei collaboratori, dei principali collaboratori di Fatih Birol, ed è in collegamento da Parigi. Io non lo vedo, ma forse lo vedete voi. Eccolo lì. Buongiorno, ciao Alessandro. Ciao Alessandro. Che fare con questo giochetto? Ciao Alessandro. Dunque, noi abbiamo un'ora e un quarto, io mi prenderò un quarto d'ora scarso e poi avrete un quarto d'ora a testa e vediamo di arrivare a alcune conclusioni. Il mio quarto d'ora me lo gioco subito dicendo che 10 anni sono un numero, 10 anni per arrivare a quel risultato, 10 anni è un numero, può essere un numero importante. Sono passate 11 anni dal triplete dell'Inter, che a me mi sembra un numero lontanissimo da raggiungere di nuovo, c'è una cosa, un grande dolore. Cioè, però sono anche 10 anni ancora di Leopolda, quindi hanno già iniziato. Quindi il modo in cui noi guardiamo 10 anni può avere diversi aspetti. Dal punto di vista, diciamo, delle politiche energetiche è probabilmente un numero piccolo, però è come dire, se vogliamo raggiungere quell'obiettivo, se noi abbiamo in mente di arrivare a quel risultato, probabilmente l'inizio, i 10 anni, insomma, sono importanti.
nella direzione della decarbonizzazione. Io sto segnalando in un quadernetto, diciamo, già da tempo, le parole prezzemolino, cioè le parole che finiscono sempre per dover essere utilizzate. Una di queste ormai è diventata transizione. Transizione è dappertutto. Ora, vorrei dire due parole sulla transizione energetica rispetto a ciò che sta accadendo adesso. La transizione energetica è definita, insomma, in modo... Io insegno economia delle fonti di energia, giusto perché. La transizione energetica ha alcune caratteristiche. La potrei fare lunga, giustamente, sarebbe il mio mestiere anche. Diciamo così, la transizione succede quando arriva una fonte nuova o una fonte che c'è, viene per così dire riscoperta, fatemi dire, quando è iniziata la prima transizione, diciamo la seconda transizione energetica, siamo nella seconda metà dell'Ottocento in Inghilterra, il carbone esisteva già ovviamente, e è venuto insieme il carbone, la macchina al vapore, le ferrovie, eccetera, eccetera. Quella transizione lì. Quella transizione lì, chiamiamola seconda transizione, ha avuto un vantaggio, diciamo, si è portato dietro una modifica radicale. Esistono dati, nel caso dell'Inghilterra parlano, dati sul reddito pro capite in termini reali inglese dall'anno 1000. Allora, il dato impressionante è che dall'anno 1000 al 1850-40 il reddito pro capite è rimasto stabile, cioè ci sono stati 1800 anni e probabilmente anche 1000 anni precedenti di sostanziale stagnazione, generazione dopo generazione di povera gente che moriva a 25 anni. La mortalità, l'aspettativa di vita quando è stata fatta l'Unità d'Italia era 50 anni. L'aspettativa di vita dei pompeiani prima che il Vesuvio se li portasse via era 25 anni. Ora, quando parliamo di transizione, dobbiamo parlare anche di che cosa ha portato la transizione, che ha portato anche l'incremento di CO2. Ma noi non dobbiamo togliere dal contesto tutto questo, cioè noi dobbiamo guardare la transizione come un processo, come quel tipo di processo. La seconda questione legata alla transizione, quindi una fonte nuova, una nuova tecnologia, e terzo elemento, un incremento complessivo di ricchezza delle persone, cioè c'è un incremento del prodotto interno lordo pro capite, mettetela così. Ora, vi potrei fare l'esempio della transizione successiva, che è quella del petrolio, che più o meno ha avuto la stessa dinamica, cioè quando è partita negli anni, diciamo, nel Novecento, poi più in là con gli Stati Uniti, con le automobili, eccetera, eccetera, ha portato la stessa dinamica. Quello che voglio dire, e chiudo sulla parola transizione, che non mi piace, è proprio che ho come il sospetto che la prossima transizione, primo, non ci avrà una fonte nuova che spingerà questo processo. Non c'è, semplicemente non c'è. Chiamatela come vi pare, poi non me, questa storia, il vettore, l'idrogeno, le cose. Comunque, una fonte nuova non c'è. E secondo, ho come l'impressione che che non porterà un incremento medio, un incremento del reddito della popolazione umana, diciamo, di tutti quanti noi, noi inclusi. E terzo, non sono nemmeno così convinto che porti, diciamo così, ad un benessere diffuso. Se per benessere diffuso intendiamo ciò che è accaduto nel mondo in quei due momenti di svolta di cui brevemente vi ho detto, cioè fine 800 e prima metà del 900. Quindi è un processo, e qui vengo alla prima domanda che volevo poi in realtà rivolgere ad Alessandro. È un processo di decarbonizzazione, questa è una parola seria. Abbiamo bisogno di decarbonizzare. Non sto a perdere un minuto, diciamo, a dire perché dobbiamo decarbonizzare, perché è chiaro ed evidente, tutti lo sanno, tranne insomma, qualche commentatore sparso, ma insomma, che noi si debba decarbonizzare mi pare chiaro ed evidente. Io però, Alessandro, quando l'agenzia ha pubblicato
ormai non mi ricordo più quando, ma qualche tempo fa, maggio, il rapporto sul net zero emission. Io ho avuto un po' una chiara impressione che ci fosse stato quasi dalla parte dell'agenzia un tipo di ragionamento di questo tipo. Ora io esagero nei termini, diciamo, ma lo faccio per ragioni retoriche, ci intendiamo. Ora, prima di maggio hanno cominciato a dire, dall'Airbus alla Coca-Cola, passando per... Tra l'altro vi vorrei dire che oggi abbiamo bruciato 100 milioni di barili al giorno, eh? Cioè, mentre stiamo a chiacchierare, oggi 100 milioni di barili al giorno, ieri 100 milioni di barili al giorno, stiamo arrivando al massimo. L'altro paradosso, e poi ritorno immediatamente al net zero emission, è che mentre parliamo di tutto questo, succede che le aziende fanno dei bond dirette all'upstream di $1 miliardo di dollari per fare upstream, cioè quelle cose vecchie, e c'è domanda per 5 volte. Sempre questi 100 milioni di barili al giorno oggi, cioè oggi 100 milioni di barili al giorno. Dicevo, ho avuto come l'impressione che quasi presa d'assalto, fammi dire, da un sacco di richieste che venivano dall'esterno, cioè un sacco di agenti dall'IKEA a tutti a dichiarare che sarebbero stati carbon neutral nel 2050, l'agenzia ci ha voluto mettere lì una fila di numerelli, scusa dal termine numerello, non volevo essere, insomma, una serie di questioni, diciamo così, che messi una dietro l'altra, per chi lo ha letto con attenzione, mettono una certa inquietudine. Per esempio, il numero delle macchine elettriche dovrebbero, se uno guarda quella roba lì, dovrebbero raddoppiare, per moltiplicare per 18 dal 2020 al 2030. E numeri di questa portata ce ne sono tantissimi nel rapporto, quasi che, e te la lascio così come provocazione, come domanda, quasi che l'agenzia abbia voluto dire: avete voluto vedere com'è il mondo a zero emission, avete voluto vedere come sarà, avreste voluto avere un'idea di come sarà? Adesso ve lo facciamo vedere. E devo dire che il mondo si è spaventato alquanto, perché i numeri che ci sono lì dentro, se uno li guarda, fanno un po' paura. Sono stato troppo, diciamo così, dietrologo? No, non sei stato dietrologo. E innanzitutto un saluto da Parigi, mi sarebbe piaciuto essere presente, ma esigenze familiari lo impediscono. E un ringraziamento per l'invito. Ora, andando alla domanda, Alessandro, non penso che sia stato dietrologo, nel senso che bisogna anche tenere in mente quella che è la funzione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia e il suo ruolo. E quindi cercando di dare una risposta pratica, quantitativa, imparziale a quelle che erano le istanze, le domande che venivano dalla società e dai governi. Come hai detto bene, negli ultimi, diciamo, 12 mesi, forse qualcosa di più, abbiamo visto una sequenza di commitment per andare a questa neutralità carbonica al 2050 da tante imprese, da IKEA, ma anche da tanti e soprattutto da grossi governi in giro per il mondo. E quindi l'esercizio che ha cercato di fare l'agenzia in maniera molto complessa, molto articolata, è quello di offrire uno scenario. E nessuno più di te capisce la differenza tra uno scenario e una previsione, che potesse cercare di far capire cosa significa tradurre la neutralità carbonica al 2050 in una serie di misure concrete. Ovviamente è difficile poter raccontare in pochi minuti tutto quelli che sono i risultati e così via, ma si è cercato anche di dare degli elementi precisi che riguardano la sfida che abbiamo davanti, la scala dell'impegno, la trasformazione complessiva che non riguarda solo il sistema energetico inteso in senso stretto, ma che riguarda poi tutta la nostra economia e anche il lato sociale.
Per esempio, tu parlavi adesso, sei partito dicendo tre cose sulle quali mi piacerebbe commentare. La prima, hai parlato di transizione. Allora, quando guardiamo i numeri, in realtà di transizione abbiamo visto fino a un certo punto, fino adesso. Più che altro, più che di transizione energetica, si potrebbe parlare di addizione energetica, nel senso del contributo delle nuove fonti che si sono sviluppate negli ultimi 10 anni, vanno a coprire e solo in parte un aumento della domanda. Non fanno neanche un ruolo di sostituzione. Parliamo di decarbonizzazione del settore elettrico, in realtà abbiamo aggiunto terawattora prodotti da fossili in questi anni. Grazie a Dio meno di quelli che ci sarebbero stati se non ci fosse stato l'apporto delle rinnovabili. Quindi questo è il primo punto da cui vorrei commentare. Il secondo, hai parlato di 100 milioni di barili giorno, bene. Allo stesso tempo abbiamo il carbone, che è vicino al suo massimo storico quest'anno, e il gas, che come lo vediamo anche dai prezzi, anche se lì il discorso sarebbe più ampio e complesso, ha una domanda che è superiore a un incremento del 5% quest'anno, secondo i dati preliminari. E l'ultima cosa, hai parlato del bond, se ho ben capito, upstream, che ha 5 volte la domanda. Allora, qui secondo me ci sono 2 aspetti. Il primo sarebbe la disponibilità di capitali sul mercato, quindi si entra in un lato strettamente economico, che è anche, come dire, che è più complicato, ma anche un geologo marino, aggiungo, come me, potrebbe come dire, capire, visto che ha l'attenzione di tutti. Però andrebbe anche tenuto in considerazione altri elementi di cui secondo me si parla poco e che personalmente sono un po' preoccupanti, cioè il fatto che mentre c'è una domanda molto forte di nuove tecnologie, c'è una domanda sociale, c'è una domanda dei mercati, c'è una domanda che arriva da tutte le parti, leggiamo di profit warning di aziende che operano nel settore delle tecnologie pulite. Leggiamo di taglio dei margini e così via. Quindi c'è, e leggiamo anche che quello che sta succedendo in alcuni mercati dal punto di vista delle commodity e di tutto il resto comporta che per la prima volta vediamo una spinta inflazionistica in alcune tecnologie energetiche pulite, spinta inflazionistica che sostanzialmente non c'è mai stata fino ad oggi, è sempre stata una spinta deflazionistica. Questo è per partire, scusami un po', con i commenti che hai fatto. Ora, certo. Quello che pensavo è collegato al net zero, che tu hai detto, e ribadendo che parliamo di una trasformazione gigantesca, di una, come dire, di un obiettivo estremamente ambizioso e, per quanto ancora raggiungibile, estremamente difficile da raggiungere al 2050, cosa bisogna fare in questi 10 anni, che era un po' il tema della, se ho ben inteso, era un po' il tema della giornata di oggi. Allora, secondo me innanzitutto bisogna usare bene quello che abbiamo e utilizzare bene quello che sono stati tutti gli sforzi fatti negli ultimi 10 anni. Allora, penso che ci sia un approccio abbastanza condiviso che il futuro è sostanzialmente elettrico, o quantomeno che l'elettricità giochi un ruolo più importante. E qui abbiamo 2 obiettivi. Da una parte decarbonizzare il sistema elettrico il più possibile, mantenendolo in un modo che sia sostenibile. Abbiamo le rinnovabili che sono diventate in molti casi competitive economicamente. Abbiamo per i paesi che vogliono una fonte importantissima che si chiama nucleare, che nel nostro paese non ha, come dire, troppi proseliti, ma che rimane la seconda fonte al mondo di produzione elettrica senza emissioni e ad oggi produce più del solare e del vento messi insieme, quindi sicuramente qualcosa che, a cui rinunciare crea delle problematiche. Forse, e poi dall'altro lato abbiamo... Ale, forse sono 10 anni anche da Fukushima. Sì? A proposito dei 10 anni che ritornano. Sono 10 anni da Fukushima, sarebbe bello anche parlare di questo, come sia stato uno sliding door su Fukushima, perché di nuovo, prendendo le mie origini
universitaria. Cioè, la centrale di Fukushima ha resistito a un terremoto 9.1 della scala Richter. È qualcosa di inimmaginabile la violenza di un terremoto 9.1. Ma la centrale è rimasta in piedi. Il problema è stato un muro di contenimento verso un potenziale tsunami che era troppo basso. Quindi, come dire, se ci fosse stato un muro più alto, chi era a sostegno della... o quantomeno chi aveva paura dei terremoti per quanto riguarda l'energia nucleare avrebbe trovato argomenti, come dire, un po' più difficili dopo quello. Ecco. Quindi sì, sono 10 anni anche da Fukushima e tutto il resto. Un altro elemento, parliamo di elettricità, un altro elemento di cui si parla molto poco, Alessandro, che io penso sia importante portare all'attenzione, è che non si può parlare solo di generazione elettrica, bisogna anche ricordarsi ogni giorno l'importanza delle reti, che è un argomento che, come dire, è meno sexy di altri di cui parlare, ma in un scenario di distribuzione più, diciamo, distribuita, di generazione più distribuita, allo stesso tempo di elettrificazione dei consumi, bisogna che guardiamo alle reti elettriche, che sono qualcosa sulle quali si spende al mondo 300 miliardi di dollari all'anno, ma che trovano pochissimo spazio nelle discussioni e che sono di estrema rilevanza. Il secondo punto importante di questi 10 anni, secondo me, è la parola magica, che si chiama efficienza energetica. Su questo la nostra roadmap net zero al 2050 dà, come dire, una grossa importanza al miglioramento di efficienza energetica, intesa come intensità energetica, ovviamente, l'unico modo per cercare di, come dire, di esprimerla in modi più pratici, ma al giorno d'oggi siamo a neanche meno della metà come miglioramento. E qui c'è moltissimo da fare. Faccio un esempio quando si parla di efficienza energetica: gli standard. Gli standard sono cose che hanno una rilevanza gigantesca per cercare di migliorare il modo in cui facciamo le cose. Se guardiamo paesi dove la domanda di energia e di elettricità è in fortissima crescita, prendiamo l'India, l'elemento principale di crescita, di domanda di elettricità sono i condizionatori. Un problema che ovviamente purtroppo nella situazione attuale possiamo solo aspettare peggiorare in futuro. E il problema è che in India si sta cercando di lavorare per inserire degli standard che siano equiparati ad altri paesi sviluppati e che sono sostanzialmente in grado di produrre la stessa elettricità, lo stesso comfort, con un terzo dell'elettricità consumata. Queste sono, l'efficienza energetica è il secondo grande elemento su cui dobbiamo spingere per cercare di fare il meglio possibile con quello che abbiamo. Il terzo è il metano, che è stato un grande protagonista a Glasgow, perché Glasgow si può vedere un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Allora, personalmente credo che sia un bicchiere mezzo pieno, nel senso che si sono fatti dei passi avanti e il famoso Global Methane Pledge degli Stati Uniti e dell'Europa ha messo al centro un tema che è quello del metano, che gli scienziati dicono è responsabile più o meno di un terzo dell'aumento della temperatura che abbiamo avuto fino adesso. E anche su questo ci sono molte analisi che vedono come sia possibile ridurre le emissioni di metano a costi ragionevoli o a costi sostanzialmente nulli. E quindi aver portato questo elemento aggiuntivo, non sostitutivo, al tema dell'anidride carbonica, l'attenzione di tutti, è un tema estremamente importante. E poi l'ultima cosa è che mentre si fanno queste cose qua, bisogna guardare all'innovazione. Nel senso, tu Alessandro l'hai detto prima, non è che arriva un'altra fonte energetica, così. Bisogna capire, bisogna studiare, bisogna investire, per cercare di sviluppare nuove tecnologie, perché al giorno d'oggi in alcuni settori non abbiamo ancora le misure per avere un abbattimento delle emissioni e allo stesso tempo avere energia a basso costo, reliable, sicura e così via.
E questo è anche un tema, e poi qui mi fermo, che apre, insieme agli altri, apre una questione fondamentale, che è il fatto che di fianco alla transizione energetica, sopra la transizione, sotto, cioè, si gioca una partita gigantesca per una leadership che è industriale, tecnologica, economica, sociale, da molti punti di vista. Cioè, prendiamo un esempio, non è solo la produzione energia, il settore delle vetture elettriche, la mobilità. Allora, l'Europa, gli Stati Uniti, il Giappone, cioè le cosiddette economie moderne, hanno prosperato sull'industria automobilistica dal secondo dopoguerra in poi. Il passaggio a una mobilità elettrica è un cambio di paradigma gigantesco dal punto di vista non solo come dire, di emissioni di fuel, ma è dal punto di vista industriale e delle implicazioni sociali, da un punto di vista lavorativo, le batterie, i minerali e così via. E quindi, come ultimo punto, mi attacco a quello che diceva l'amministratore delegato di ERA prima, molto saggiamente, con orgoglio, visto che sono bolognese, che è l'importanza della dimensione sociale. Cioè, una transizione energetica non ha, come tutte le cose, tutti i vincitori. E comporta dei grandi cambiamenti, comporta delle problematiche gigantesche per comunità che al giorno d'oggi basano la propria sopravvivenza in un modo o nell'altro a quello che riguarda il settore tradizionale dell'energia. E quindi questa è una dimensione molto molto importante a cui guardare, portare dentro da parte dei politici, da parte dei decisori, perché se non si crea il consenso, oltre ovviamente alla necessità di decarbonizzare, il consenso anche da un punto di vista della vita quotidiana pratica, sì, poi la transizione troverà, come dire, ostacoli maggiori da venire nei tempi e nei modi di cui avremo bisogno. Ale, ti devo fermare con questa botta di orgoglio felsineo. vorrei passare rapidamente all'ingegner Graditi, perché lui sa che noi da lui vogliamo sapere quando possiamo andare in pensione, perché quando ci sarà, diciamo, un'altra forma di nucleare e insieme all'idrogeno, cioè fusione e idrogeno, tutti a casa, fine delle trasmissioni. Quando è? Quanto possiamo sperare? Molto. Ciao Alessandro, ciao. Grazie a tutti dell'invito. Un quarto d'ora hai. Sì, ho ascoltato intanto con attenzione le tue sollecitazioni e poi l'intervento di Alessandro. Poi provo a risponderti ovviamente a questa considerazione. Prima vorrei, diciamo, condividere con voi alcuni aspetti. Porterei un attimo l'attenzione su un punto che secondo me è centrale della discussione, che noi ci muoviamo in un dominio che alla fine è quello della fonte di produzione degli usi finali. Quindi il problema non è soltanto la produzione o gli usi finali, sono due aspetti, perché il dominio riguarda anche il trasporto, riguarda la distribuzione, riguarda lo storage, riguarda il quadro regolatorio, il quadro normativo, il mercato, eccetera. Questi spessi sono le infrastrutture, questi sono aspetti che necessitano di riflessione e sono aspetti che tra l'altro richiedono degli interventi importanti. Perché dico questo? Per spostare l'attenzione sul fatto che difficilmente è possibile prevedere che ci sia la soluzione magica che ci consenta di poter percorrere un processo di decarbonizzazione importante, quindi con numeri significativi, in tempi ragionevolmente brevi. E dobbiamo ragionare con un approccio equilibrato, un approccio di mix energetico, che è indubbiamente necessario, perché le rinnovabili da sole non possono risolvere nulla. E se non in parte, possono dare un importante contributo, ma certamente non sono in grado di risolvere il problema energetico ad oggi, a meno ovviamente di prospettive di nuove tecnologie future. Però ragioniamo su scenari di 10 anni. Lo scenario al 2050, a mio modo di vedere, è uno scenario e come tale va trattato. Ci auguriamo che di qua al 2050 possiamo
avere a disposizione delle nuove tecnologie, delle nuove soluzioni che oggi sono difficilmente pensabili. Ma immaginando i prossimi 10 anni, che un po' è il tema della sessione di oggi, l'approccio indubbiamente non può prescindere da un mix energetico. Quindi io sono totalmente d'accordo con alcune considerazioni che venivano fatte da Alessandro in precedenza, ad esempio anche facendo riferimento ad altre fonti energetiche, indubbiamente le rinnovabili, ma certamente dobbiamo comunque riconsiderare e ricollocare anche il mondo del gas, probabilmente andare verso un approccio sicuramente dei gas rinnovabili, quindi sostanzialmente di sostanzialmente fuel più puliti o perlomeno con un approccio dell'impronta carbonica più bassa, ma è difficile pensare che si possa fare a meno del gas. Ricordo che decarbonizzare diciamo il settore industriale, ricordiamoci che c'è l'industria dell'alto abeit, dove ci sono produzioni ad alto calore, quindi il cosiddetto calore di processo, non è possibile farlo con l'elettrificazione. È un principio base di termodinamica, quindi è evidente che dobbiamo trovare soluzioni più pulite, certamente non possiamo pensare di utilizzare il carbone, e dobbiamo utilizzare dei gas rinnovabili o delle soluzioni che ci porteranno ad avere un abbattimento della CO2. In questo senso è chiaro che si può inserire in una visione prospecting anche l'utilizzo dell'idrogeno o in ogni caso diciamo di fuel, di green fuel o di clean fuel. E da questo punto di vista, il nucleare è certamente una soluzione. Oggi il nucleare è utilizzato a livello mondiale, i numeri sono stati già dati da Alessandro, quindi non li ripeto. Non entro ovviamente nel merito di posizioni che poi si basano su questioni di natura politica, di strategia politica legittima da parte dei vari governi. Rispetto però al nucleare abbiamo le due sostanzialmente direttrici, la fissione e la fusione. La fissione è sostanzialmente la tecnologia oggi adoperata, ma stiamo andando e si va già verso una nuova generazione, la terza, quarta generazione, dove sicuramente gli elementi di sicurezza sono ancora più forti, più ampi, e dove tra l'altro si riduce enormemente o diventa quasi, diciamo, è certamente molto 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 inferiore alla problematica poi dell'eventuale, diciamo, smaltimento di rifiuti. La fusione è chiaro che è una prospettiva più lunga, è una tecnologia, diciamo, che necessita di tempo. Dire quando potrà essere messa a terra in termini produttivi, quindi con, diciamo, con power plant, immaginando il large size, è difficile oggi. È ragionevole pensare che sicuramente servirà qualche decennio. Ora non sono in grado io di dire, diciamo, di poter contestualizzare quanti, però credo che sia una prospettiva importante ed è certamente un settore rispetto al quale è necessario e opportuno investire. Tra l'altro lo dimostrano anche interessi e attenzioni importanti, che non sono soltanto da parte di soggetti che lavorano nel mondo della ricerca, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, ma di grandi soggetti industriali, tanto di settore quanto di indotto. E ritornando al tema della transizione, tu hai usato il termine transizione, insomma, in qualche modo evidenziandone la non piacevolezza della terminologia dal tuo punto di vista. Io voglio su questo aspetto mi preme porre alla vostra attenzione una questione. Ora, indipendentemente se usiamo transizione o decarbonizzazione energetica o qualsiasi altra, diciamo, denominazione, stiamo parlando in ogni caso di un percorso. Questo credo che sia evidente, ed è un percorso che è graduale e va affrontato in maniera graduale, ma non può prescindere da un approccio, che è quello di essere il più possibile equilibrato, equo ed inclusivo, perché altrimenti entriamo in una situazione di insostenibilità economica e sociale, un po' i punti di cui si parlava prima. Questo credo che sia agli occhi di tutti e non può essere nascosto. E quindi dobbiamo tenerlo ben presente, cioè dobbiamo tener conto anche del fatto che ci sono condizioni di partenza diverse da parte degli Stati membri, non sono assolutamente uguali, quindi vanno allocate non solo le risorse economico-finanziarie, ma anche le misure, le azioni, gli interventi, gli strumenti in funzione di quelle che sono le specificità, mettendo al centro di tutto quanto la società, i cittadini, ma anche le filiere industriali, diciamo, le istituzioni, eccetera, eccetera. È una sfida titanica, questo non ce lo nascondiamo, che comporta scelte talvolta difficili, talvolta conflittuali, talvolta impopolari, ma vanno prese se effettivamente vogliamo fare un processo
di avanzamento in termini di decarbonizzazione. La neutralità climatica è una prospettiva, è un target, e direi che è un, diciamo, un obiettivo rispetto al quale credo che siamo tutti d'accordo, ma che necessiterà di tempo. Ma un po', diciamo, prendendo a prestito un proverbio orientale e semplificandolo, prima di compiere la maratona dobbiamo compiere i 100 metri. Quindi il mio invito è a ragionare su quello che possiamo fare oggi e che realmente possiamo mettere a terra nei prossimi 10 anni. Oggi, come non bene, abbiamo tantissime risorse economiche. Tutti quanti conosciamo gli strumenti, dal PNRR a Mission Innovation, agli IPCI, i grandi progetti di comune interesse europeo, ai Just Transition Fund, React-EU, fondi di coesione territoriale, eccetera. E serve ragionare in maniera sistemica, certamente mettendo, diciamo, in sharing le informazioni ma anche le visioni, e serve dar vita alle governance. Io porto un esempio molto semplice: il PNRR, lo dico in una forma diretta, non paga a scontrino presentato, ma paga a iniziativa realizzata. Può sembrare banale la differenza, non lo è, è enorme. Cioè significa che dobbiamo mettere a terra all'interno del Gantt, quindi dell'arco temporale del PNRR, che sappiamo tutti essere una prospettiva brevissima, stiamo parlando di 5 anni, dobbiamo mettere a terra iniziative. Mettere a terra iniziative che hanno a che fare con asset fondamentali, quali sono la decarbonizzazione del settore elettrico, quindi significa poi la realizzazione prevalentemente di impianti da fonte rinnovabile. Iniziative che riguardano la decarbonizzazione del settore industriale, dei trasporti, iniziative che riguardano la smartizzazione e digitalizzazione delle infrastrutture. Infrastrutture, ricordiamoci, che sono tutte le reti dei servizi, non c'è solo la rete elettrica, c'è la rete delle telecomunicazioni, c'è la rete idrica, c'è la rete del gas, c'è la rete dei trasporti, ce ne sono tante. Significa organizzare delle governance importanti che sono in grado di gestire processi complessi, articolati. Ritornando al tema delle rinnovabili, sappiamo tutti cosa, diciamo, siamo chiamati a fare. Noi al 2030 dobbiamo fare 70 gigawatt di rinnovabile. Oggi sapete tutti quanti che ne installiamo 0,7-0,8 all'anno. Significa che dobbiamo crescere di un fattore 10 per ogni anno sino al 2030. Comprendiamo da soli che stiamo parlando di qualcosa di enorme, di una sfida veramente gigante. Non so se riusciremo a farlo, ovviamente me lo auguro, credo che qualsiasi cittadino si auguri di poter avere a disposizione il più possibile una fonte pulita, una fonte green, ma è una sfida enorme. E la rinnovabile non può prescindere da un punto di vista di processo, diciamo, equilibrato, anche qui dell'ammodernamento, della smartizzazione delle reti, lo citava prima Alessandro. Ricordiamoci che le rinnovabili tipicamente sono aleatorie, quindi sostanzialmente non sono in qualche modo programmabili, e conseguentemente, siccome il sistema elettrico si deve reggere in piedi, e si regge in piedi su un principio molto semplice, che è quello che ci deve essere equilibrio tra produzione e domanda, dobbiamo necessariamente ragionare e lavorare molto su tutto quello che è il mondo dell'energy storage, che è un altro tema centrale. Lo storage non è, diciamo, qualcosa di immediato da fare, sia da un punto di vista tecnologico, ma da un punto di vista proprio di realizzazione di impianti, di sistemi. Quindi guardiamo allo storage a 360 gradi. Ricordiamoci che lo storage è di natura elettrica, termica, meccanica, elettrochimica, chimica, quindi lo si può fare in tanti modi, ma le caratteristiche di una tecnologia sono differenti in termini di capacità di dare risposta ai servizi ancillari che servono e in termini anche di capacità di sostenere determinate criticità. Quindi se guardiamo alle applicazioni stazionarie è qualcosa, se guardiamo alle applicazioni non stazionarie è un altro mondo. Quindi questo, ad esempio, è il settore dei trasporti. I trasporti, guardate che incidono per un terzo, fatto 100, la CO2 emessa a livello mondiale, i trasporti sono circa un terzo, quindi una cifra importante. E i trasporti hanno una value chain molto molto vasta. Parliamo dei trasporti su gomma, pesante, e non soltanto sul TPL, quindi sul trasporto pubblico leggero, o comunque quello, comunque in qualche modo chiamiamolo urbano. Parliamo dei trasporti nel settore marittimo, dei trasporti nel settore ferroviario, dei trasporti nel settore aeronautico, quindi l'avio.
sono impatti importanti, dove i processi di decarbonizzazione non sono immediati, non sono semplici, andranno fatti con gradualità. Il primo elemento, sono d'accordo assolutamente con quello che diceva Alessandro, il primo elemento è la riduzione del consumo, cioè dar vita a sistemi che sono più efficienti. Ad esempio nel settore avio hanno come target principale da raggiungere nel prossimo biennio che la nuova generazione sostanzialmente delle turbine, quindi, si abbia una diciamo, riduzione del consumo del 20%. Questo è chiaro che deve essere poi esteso in un concetto ovviamente trasversale a tutto quello del settore dei trasporti. Secondo approccio è graduale, è quello dell'ibridizzazione, cioè cercare di mettere a bordo, laddove è possibile, motori elettrici insieme ai classici motori sostanzialmente endotermici, che consentono in qualche modo di andare verso la decarbonizzazione, verso una riduzione delle emissioni di inquinanti. Questo è chiaro che ha dei limiti, perché se voi pensate ad un aereo, è evidente che l'approccio ibrido tra un motore elettrico e sostanzialmente una turbina che poi utilizza come combustibile cherosene è possibile, ma è estremamente limitato, perché è sostanzialmente limitato dalla capacità di generare storage, cioè sostanzialmente la capacità delle batterie di alimentare il motore elettrico, quindi lo si potrà utilizzare sempre nella fase di decollo, ma poi in rotta, quindi a regime, si andrà sicuramente col motore, quindi con motore a combustibile fossile. Però questo è chiaro che è una prospettiva da seguire. Si va poi in una prospettiva ovviamente futura all'utilizzo dei e-fuel, cioè significa sono sostanzialmente fuel che vengono prodotti da energia rinnovabile, quindi hanno un'impronta carbonica molto più bassa e sono utilizzabili con customizzazioni sufficientemente sostenibili già da motori o da comunque in generale sistemi di combustione presenti a bordo di diversi, diciamo, di diversi mezzi di trasporto. È chiaro che la prospettiva auspicabile è quella poi dell'idrogeno, per collegarmi a quello che tu dicevi, ossia l'utilizzo dell'idrogeno, quindi sostanzialmente poi come nuovo vettore. È chiaro che è un processo futuro, è un processo che deve essere svolto anche questo con attenzione, perché oggi, per darvi qualche numero, oggi noi produciamo circa 500.000 di tonnellate di idrogeno in Italia, all'anno, viene utilizzato sostanzialmente nel 99% sul petrolchimico, quindi sostanzialmente su tutto il settore della raffineria, perché l'idrogeno, ricordo, è anche un reagente, è sostanzialmente un intermedio chimico, quindi ha tante, diciamo, funzionalità e già viene utilizzato ad esempio nei processi di addolcimento delle benzine, eccetera, eccetera. Per andare a una potenziale decarbonizzazione del settore hardware-based, quindi parliamo dei settori industriali fortemente energivori, dovremmo avere volumi di idrogeno che sono enormemente superiori a quelli attuali. Ma se dobbiamo pensare a un idrogeno green, lo dobbiamo produrre da rinnovabile. Ricordo che in questo caso si parla di una rinnovabile addizionale, cioè non va in sottrazione alla rinnovabile che dobbiamo installare per decarbonizzare l'elettrico, ma va in aggiunta. Quindi dovremmo capire dove farla, come farla e se riusciamo a farla. Questo ovviamente non deve diventare un limite, deve diventare uno sprone, però ne dobbiamo tenere conto. Poi ricordiamoci che nei settori industriali l'idrogeno potrà decarbonizzare in parte, nel futuro poi vedremo, ma certamente in tempi ragionevolmente brevi, nei prossimi 10 anni, in parte, perché ci sono sostanzialmente dei processi che producono in qualche producono CO2 e la CO2 è incomprimibile. Porto un esempio concreto: i cementifici, la catena dei cementi, guardate, fatto anche qui 100, la CO2 prodotta a livello mondiale, il cemento, i cementifici incidono per il 9-10%, quindi hanno un loro peso. Parliamo ovviamente al settore industriale, ok? E nel processo di produzione del cemento c'è una produzione di CO2 che è incomprimibile, perché è il processo di calcinazione del carbonato di calcio, col quale si produce il clinker, che è l'elemento base del cemento. La CO2 è incomprimibile, è un principio fisico. Fatto 100 qui il processo, il 60% è incomprimibile, perché CO2 che nasce da questo principio di calcinazione. Sul 40% si può incidere decarbonizzando, ossia sostituendo il combustibile fossile, ad esempio con un combustibile pulito.
Questo perché evidenzio questo aspetto? Non vale solo per i cementifici, questo aspetto in misura diversa vale anche per le raffinerie, vale per la siderurgia, in altri settori, perché non possiamo pensare di non trattare il tema dell'CO2. Il tema dell'CO2 deve essere trattato. Mi sembra di comprendere che anche a livello, diciamo, di Commissione europea ci sia adesso un approccio molto più equilibrato rispetto al tema dell'CO2, anche perché qui ci sono posizioni diverse da parte dei Paesi membri, in quanto non si deve ragionare con un sistema di bandiera rispetto a queste questioni, ma con un sistema di visione, di equilibrio. L'CO2 è qualcosa che dobbiamo affrontare. Esistono tecnologie oggi già per la cattura dell'CO2, poi si ragiona anche sul sequestro e l'utilizzo, quindi sostanzialmente sulla CCUS, ma lo dobbiamo affrontare perché altrimenti, ripeto, non riusciamo a decarbonizzare in modo importante alcuni dei processi produttivi, che poi sono quelli che incidono in misura significativa nel quadro complessivo della decarbonizzazione. Quindi anche su questo è chiaro che è importante ragionare e investire. Chiudo con un'ultima battuta. Grazie. E mi collego alla ricerca e all'innovazione, visto che, diciamo, sebbene la mia storia, diciamo, lavorativa viene da tanti settori, adesso è da un po' di tempo, occupandomi di ricerca insomma, e svolgendo quindi il ruolo di direttore di un dipartimento tecnologie energetiche e fonti rinnovabili che opera in tutto questo dominio, evidenzio quanto sia importante fare ricerca. Ricerca e innovazione e trasferimento tecnologico, perché è la soluzione poi del futuro, trovare nuove tecnologie, nuovi sistemi, nuovi approcci in un'ottica integrata, ma anche con una visione che sia quella di dare delle risposte concrete a quelle che sono le esigenze e le istanze di natura industriale che poi si traducono in un prodotto, in un servizio, in qualcosa che è comunque di interesse collettivo e quindi va in risposta al benessere comune. Grazie, grazie davvero. Scusa per il... ma c'ho un orologio che mi stressa, che voi non vedete, ma io, ma noi anzi lo vediamo qua. Vengo direttamente alla domanda e magari salto un attimo l'argomento. Riprendo un po' le cose che diceva Giorgio, cioè il rapporto, come lo vedi, insomma, tra il PNRR e tutte queste questioni di... Io penso, ce lo siamo detti in altre circostanze, che stiamo investendo in tante piccole cose, forse avremmo dovuto concentrare. Adesso l'ho detta un po' concentrata come domanda, ma ci intendiamo. Beh sì, domanda concentrata e anche complicata in realtà, nel senso che fammi fare una considerazione generale per arrivare alla risposta. La considerazione generale è questa: quando noi affrontiamo questi temi, i temi della decarbonizzazione, le grandi sfide del clima, eccetera, tendiamo sempre ad avere una visione un po' millenaristica nel senso del mille non più mille. Ci concentriamo su quello che succederà da qua al 2030 come se dopo il 2030 non ci fosse il 2031, o ci concentriamo sul 2050 come se dopo il 2050 non ci fosse il 51, e quindi per esempio facciamo finta di dover raggiungere l'obiettivo con le tecnologie date e ignoriamo che più allunghiamo l'orizzonte temporale, per esempio da qua al 2050, più è verosimile che arrivino delle tecnologie che oggi non sono disponibili. Se è fatto cenno al tema della fusione nucleare, oggi sarebbe assurdo introdurre la fusione nucleare in qualunque previsione o in qualunque scenario, ma più guardiamo avanti, più è probabile che quello sarà un pezzo della soluzione di lungo termine. Dico questo perché questa forse necessità di darci delle scadenze, perché altrimenti non si farebbe un tubo, finisce poi anche un po' per distorcere la nostra visione dei problemi. Lo stesso vale un po' per il PNRR, che è uno strumento estremamente importante dal punto di vista finanziario. Parliamo di una spesa complessiva per l'Italia di circa 200 miliardi di euro, in principio, poi bisogna vedere se riusciremo a spenderli, di cui circa 70 allocati al macro tema della transizione digitale, che sono un sacco di soldi. Tuttavia 200 miliardi di euro, i 70 miliardi di euro della transizione sono, del PNRR nella transizione, sono perfettamente comparabili con quello che spendiamo già ogni anno a livello nazionale su temi in senso lato legati alla transizione stessa, sono incentivi alle fonti rinnovabili elettriche,
sono in Italia attorno ai 12-13 miliardi di euro l'anno, se li guardiamo a livello europeo sono circa 70 miliardi di euro l'anno, e poi c'è tutto quello che investe l'efficienza energetica, la decarbonizzazione dei settori, diciamo, dove questa strategia non utilizza il vettore elettrico, quindi biocarburanti, eccetera. Questo per dire che il PNRR è un pezzo importante della nostra risposta, del nostro modo di affrontare i temi della decarbonizzazione, ma non è né l'unico né necessariamente il più importante in termini di finanziari, in termini di impatto. Quindi questa è una premessa credo importante per evitare di finire a parlare solo del PNRR come se tutto il resto non ci fosse. Dentro il PNRR, dicevo, ci sono tuttavia delle risorse importanti dedicate alla decarbonizzazione, circa 70 miliardi di euro nel quinquennio 21-26. Realisticamente, visto che questi investimenti hanno tipicamente un lungo tempo legato alla progettazione degli investimenti e all'autorizzazione, gran parte delle risorse verranno materialmente spese, se verranno spese, nella parte finale di questo quinquennio. Cosa ci vuol fare l'Italia con questi 70 miliardi di euro? In questo io sono abbastanza d'accordo con la tua valutazione. A me pare che almeno in parte si sia persa un'occasione per due motivi diversi. Uno è quello che dicevi tu, cioè abbiamo sostanzialmente parcellizzato queste risorse in tanti rivoli, ciascuno dei quali è relativo a una tipologia di investimento di per sé importante. L'efficienza energetica negli edifici, l'installazione delle rinnovabili elettriche per decarbonizzare l'agricoltura, alcuni progetti in particolare legati all'idrogeno, per quanto riguarda l'industria, una serie di investimenti nell'ambito trasportistico, in particolare sulle linee ferroviarie, spese sulle reti, eccetera. E quindi da un lato l'abbiamo molto parcellizzati, anziché avere una massa di 70 miliardi di euro, abbiamo frazionato questa massa di 70 miliardi di euro in tanti rivoli da 500 milioni, 1 miliardo, 2 miliardi, eccetera. L'unico investimento singolarmente molto grande, gli unici due investimenti singolarmente molto grandi riguardano le ferrovie e l'alta velocità in particolare, dove sono stati stanziati credo una ventina di miliardi di euro, e l'efficienza energetica degli edifici che vale circa 12-13 miliardi di euro. L'altra ragione, che è un po' simmetrica rispetto a questa, è che in gran parte tutta questa lista di investimenti che ho fatto riguarda o il potenziamento di programmi già esistenti, quindi dove avevamo messo 1 miliardo, grazie al PNRR ne mettiamo 2, o addirittura in maniera un po', come dire, italiana e borderline, visto che c'era il PNRR stiamo tentando di utilizzare risorse europee per finanziare programmi che erano preesistenti e che quindi non dovremo finanziare con risorse nazionali che vengano esse dal debito, dal gettito fiscale. Il caso dell'efficienza energetica degli edifici è quello più rilevante. Quindi da questo punto di vista effettivamente è difficile pensare che il PNRR sia la svolta, ma forse è anche sbagliato pensare in termini di la svolta. In qualche modo l'hanno già detto sia Graditi sia Blasi, si tratta di mettere assieme tante cose, tante tipologie di interventi che hanno a che fare per un verso con ferro, nel senso di investimenti materiali, investimenti fisici. Bisogna installare fonti rinnovabili, bisogna costruire reti, bisogna cercare di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, bisogna cambiare o favorire il cambiamento di alcuni processi industriali e così via. Nel fare questo bisogna anche slegarsi non solo dalla maledizione della scadenza, ma anche dalla maledizione dei sacri confini della patria. Quando parliamo di nucleare, a me fa un po' ridere che parliamo di nucleare con questo dibattito un po' da derby, per cui faremo il nucleare, metteremo una centrale nucleare a Verona oppure non la metteremo, punto, fine dei discorsi. Parlare di nucleare in Europa vuol dire parlare di nucleare in Europa, e affrontare seriamente la discussione sul nucleare in Europa vuol dire discutere sul futuro dell'energia nucleare, in particolare da fissione nel breve termine, nei paesi che la vogliono avere, che
al 90% sono i paesi che già ce l'hanno, e questo dal nostro punto di vista vuol dire intanto avere un interesse che se lo tengano e che continuino ad avercelo, perché altrimenti probabilmente aumenterebbero le emissioni, e dall'altro ragionare in termini di reti e di interconnessioni, anziché fare questa discussione un po' ridicola sul nucleare in Italia, che diciamo non socialmente è inaccettabile, punto. Ma oltre al tema degli investimenti fisici e materiali, c'è il tema delle infrastrutture immateriali, cioè delle infrastrutture delle regole. Cioè il tema della decarbonizzazione non può essere ridotto a... Io quando ero giovane giocavo al computer, giocavo a questo gioco che si chiamava SimCity, dove tu dovevi costruire la tua città ed era una sorta di cosa totalmente pianificata top down, dove le cose andavano come dovevano andare perché il gioco era programmato in quel modo, ma una società umana non funziona così. La società umana è fatta di comportamenti individuali e in parte indipendenti gli uni dagli altri. Quindi lo sforzo della decarbonizzazione non ha a che fare soltanto col decidere dall'alto 7 gigawatt di fotovoltaico lì, 8 gigawatt di eolico là, 3 gigawatt nucleare in Francia. Il tema della decarbonizzazione ha a che fare col tentativo di creare i giusti incentivi, non incentivi finanziari, ma incentivi comportamentali delle persone. E quindi valorizzare dove si può e dove serve, per esempio la concorrenza, l'innovazione che nasce dal confronto competitivo tra tecnologie, offerte commerciali diverse e così via. E mi sembra che su questo secondo aspetto ci sia troppo poca discussione nel dibattito pubblico. Noi parliamo sempre solo di ci vuole tot nucleare, tot fotovoltaico, eccetera. Tra l'altro ne parliamo in termini aggregati, che serve poco. Tutti gli italiani sono d'accordo che ci vogliono 70 gigawatt di rinnovabili, poi gli metti un megawatt nella sotto campagna, casa, nella collina davanti a casa, e a torto o a ragione cambia la prospettiva. E anche questo è un tema da non sottovalutare. È facile dire ci vogliono 70 gigawatt di rinnovabili in Italia, 70 gigawatt vuol dire trovare i posti, trovare le autorizzazioni, fare le conferenze dei servizi, al di là del fatto che ti servono i pannelli, le pale, eccetera. E un po' tutte queste cose servono, e concentrarsi soltanto sull'aspetto macro rischia di renderle, credo, di fare poca giustizia alla complessità del tema. Qualche volta, ti ringrazio, qualche volta io ho l'impressione che le aziende sono... Mettiamola così, mettiamola gentile, che le aziende saprebbero cosa fare e che a volte l'intervento pubblico in senso lato sia, diciamo, vada nella direzione contraria, quasi che non giochino la stessa partita, mentre se le aziende fossero lasciate più libere di fare ciò che sanno fare, forse le regole si stabilirebbero in maniera più corretta e forse, diciamo così, il sistema funzionerebbe meglio. Dal suo punto di vista, diciamo, da imprenditore amministratore, come la vede? Sebbene la domanda mi rendo conto sia piena di... No, ma la vera sfida, c'è sempre la sfida della scadenza, anche in questo caso la sfida sarà negli 11 minuti, ma vedrò di riuscire a sviluppare il pensiero in maniera abbastanza lucida. Allora, la conclusione è sì. Io penso che gli operatori specificatamente gli operatori del settore dell'energia possono avere un ruolo fondamentale, certo, in questo processo, e vedrò di spiegare perché. Mi piace però anche a me fare un velocissimo inquadramento di tipo generale, e partirei dal tema della velocità. Cioè la velocità di cui stiamo discutendo, uscita in questo dibattito, è per il mondo dell'energia è una velocità elevatissima. Nel dibattito precedente si è usata la metafora della bicicletta, no? Per cui non si può stare fermi, bisogna pedalare più velocemente possibile. E ho l'impressione che noi continuiamo a discutere, a mettere un sacco di energie nel dire dobbiamo pedalare più veloci, dobbiamo pedalare più veloci, dobbiamo pedalare più veloci, dobbiamo pedalare più veloci. Io vorrei dire cominciamo a pedalare, cominciamo a misurare la velocità che andiamo e poi eventualmente ritorniamo a ridiscutere della velocità in cui andiamo. E quindi il mio punto di vista sulla maledizione della scadenza è basta parlare del 2030, basta parlare del 2050, proviamo a cominciare a parlare del 2022, 2023, 2024 e di quello che possiamo fare. Con questo punto di vista entrano in tavolo un po' di
di punti di vista differenti. Volevo dire un'altra cosa sul tema tecnologico, che a mio avviso è anche un termine di comunicazione. Io penso che tutti gli operatori del settore, e io lo sono, sono consapevoli del fatto che non c'è una soluzione che è la panacea di tutti i mali, e oggi le tecnologie esistenti sono un po' borderline, diciamo, rispetto agli obiettivi che ci siamo dati. Però sono le tecnologie esistenti oggi. Noi spesso, quando anche come operatori parliamo del mondo dell'energia, delle tecnologie, essendo così complesso, guardate che qui i report che fanno questi signori che sono alle mie spalle sono in genere di 4.000 pagine, 1.400 pagine, cioè sono cose terribili che poi noi sentiamo di sintetizzare in un minuto, perché il mondo è incredibilmente complesso. Allora, quando lo dobbiamo spiegare, cosa facciamo? Prendiamo delle ipotesi, facciamo una descrizione semplice, andiamo molto in verticale. Questo è giusto in maniera, diciamo, didattica, però poi purtroppo queste semplificazioni hanno vita propria, camminano. E da chi è che vengono prese? Spesso dalle ideologie, e dico anche come un po' di autocritica, da qualche lobby di settore, che prende alcuni slogan e li usa fortemente per attrarre investimenti. Ecco, ci vorrebbe un senso di responsabilità in senso lato, perché in questo momento tutte le soluzioni non le abbiamo, e già dirlo, avete visto Draghi e Cingolani in questa posizione molto importante che hanno preso nel dirlo, quando sono state anche criticate, sia nel dire bisogna lasciare aperte tutte le tecnologie, sia nel dire dobbiamo garantire un ruolo in Italia al gas naturale, che sono due punti di vista che io assolutamente sposo. Ma se questo è vero, e se ci sono da fare investimenti e siamo in un momento di incertezza, è chiaro che il ruolo degli operatori è importante, perché cosa fanno gli operatori? Tra parentesi, investono nella transizione. Io ho visto di recente uno studio di Oliver Wyman che paragonava in Italia obiettivi di decarbonizzazione con investimenti nel PNR, che seppur essendo un importo consistente non sono sufficienti, quindi bisogna attrarre investimenti privati, gli investimenti degli operatori. Se questo è vero, quindi, non sapevo questa notizia dell'upstream, però bisogna stare attenti, a mio avviso, negli operatori, di metterli in condizione di investire. Noi siamo pronti, perché penso che un'azienda del settore energetico sappia di dover investire in questo processo. È chiaro che tutte queste terribili tassonomie che arrivano dall'alto verso il basso, in queste regole molto strette, a volte un po' manichee, bisogna stare attenti di non impedire che aziende che sono impegnate nei processi di trasformazione non vengano correttamente finanziate. E se tutto questo è vero, rapidamente vado alla battuta sul mercato, perché se dobbiamo convincere tante imprese e cittadini a prendere delle decisioni di investimento che abbiano una razionalità economica e una razionalità anche di sostenibilità, perché non è tutto top down, se bisogna attrarre investimenti, se bisogna valutare gli investimenti a 360 gradi, correndo anche il rischio di perderci dei soldi, e qui in questo possono avere un ruolo importante gli operatori privati, ecco allora che mi aggancio a quello che diceva prima dottor Stagnaro, che il contesto delle regole di mercato sono fondamentali. Devo dire, da operatore del mercato, io noto che non è vero che se ne parli poco, probabilmente non se ne parla più. Cioè, il concetto di assetto di mercato ho l'impressione che sia un po' uscito di scena. Allora, io mi sento un po' nella Fortezza Bastiani ad aspettare i tartari, perché ho investito la mia vita nella completa liberalizzazione del mercato energetico, e sembra sempre che ci arriviamo, e in realtà non arriva mai. Io spero di non fare la stessa fine, però devo con onestà intellettuale dire che probabilmente il mercato come lo disegnammo e come lo vorremmo è oggi un po' diverso. Faccio due esempi: quando sono nate queste impostazioni del mercato non c'era un ruolo così importante delle fonti rinnovabili, non c'era questo principio della decarbonizzazione. Dico io, c'era un principio netto, fortissimo, da una parte la parte commerciale, dalla parte quella infrastrutturale, che adesso, diciamo, è diventato un po' una terra di nessuno, perché se ragioniamo di efficienza energetica, di accumuli, di nuove energie, problema. Diventa un po' un liberi tutti. Certo. Lo dico perché io non sono un regolatore, non avrei la più pallida idea di come regolare, però se vogliamo creare le condizioni per investimento e per scelte di mercato che vadano nella direzione della transizione energetica, prima o poi, dell'energia bisognerebbe, del disegno del mercato dell'energia e del mantenerlo veramente un mercato, diciamo, dovremmo tornare a parlare. In questi 5 minuti vorrei magari anche aggiungere un altro. Ecco, tra parentesi, scusate, io penso che gli operatori privati possono anche avere un ruolo di stabilizzatori tra gli obiettivi di transizione ambientali
e gli impatti di natura economica e sociale. Proprio perché se ci investono del loro e guardano le tecnologie e scelgono le tecnologie più razionali, magari inseguono meno le utopie, ma vedono di applicare nel più breve tempo possibile le tecnologie esistenti. E quindi volevo, ritornando all'idea di pedalare, di cominciare a ragionare su, diciamo, il budget dei prossimi 3 anni, io vedrei 2 priorità, lato istituzioni e lato operatori. Allora, lato istituzioni, secondo me c'è un tema di coerenza della normativa. Io sto seguendo un po' il PNRR perché mi è stato dato un incarico da una Confindustria regionale e fa abbastanza impressione rendersi conto che a fronte appunto di un obiettivo condiviso a livello centrale, anche a livello amministrativo e legislativo, poi mano a mano che scendi verso il territorio dove quell'investimento deve essere fatto, si apre un ginepraio di regolamentazioni incredibili, con sempre la logica un po' suicida italiana di fare i primi della classe, cioè noi spesso nell'adozione delle delibere, delle direttive europee ci aggiungiamo delle cose, ma poi la regione ce ne aggiunge qualcosa, ma poi la provincia ce ne aggiunge qualcosa, ma poi il singolo comune ce ne aggiunge qualcosa, qualche ente di regolazione che adesso mi sfugge comunque ci sarà, alla fine non si riesce a fare più niente. Per cui, secondo me, già prendere il principio di essere coerenti con gli obiettivi, non aggiungere vincoli successivi mano a mano che ti avvicini sul territorio, sarebbe un miracolo veramente degno della sfida epocale che abbiamo di fronte con la transizione energetica. La seconda cosa, che è un altro miracolo, mi rendo conto, in Italia, è il concetto di misurazione e valutazione di impatto. Io da operatore del settore, ma forse perché sono troppo impegnato a fare l'operatore del settore, non riesco a vedere, a fronte di investimenti che facciamo, sostenuti anche da denaro pubblico, qual è l'impatto in termini anche di riduzione di CO2. Cioè, faccio fatica a vederlo, devo dire, in maniera così diretta e fruibile. Quindi forse, quando parliamo di queste cose, quando parliamo delle tecnologie, quando parliamo degli incentivi pubblici, abituarci a dire questa tecnologia sarà pronta in quell'anno, per questa tipologia di consumi, ci aspettiamo questa possibilità di riduzione di CO2 che è stata dimostrata da questa cosa, è il festival del futuro, quindi posso sognare. A mio avviso sarebbe un qualcosa di molto importante. Se c'è, il segnale che do alle istituzioni è: io faccio fatica a trovarlo, quindi magari comunichiamolo meglio. Io non sono sicuro che tutto questo non ci sia. Finisco col ruolo degli operatori e faccio un esempio. Sicuramente c'è un tema di muoversi nella riduzione della CO2 e da questo punto di vista molto è un aspetto, l'abbiamo detto prima, di inclusività e quindi di comunicare ai clienti quelle che possono essere le soluzioni applicabili in un determinato momento e farlo in maniera trasparente e con onestà intellettuale. Questa è una cosa importante. Io faccio un esempio e lo dico in questo territorio con un settore termomeccanico molto importante. Io penso che oggi cambiare una caldaia di vecchia generazione a gas con una caldaia a condensazione e gas sia una cosa da fare, perché non in tutte le situazioni la completa elettrificazione oggi è possibile. Questo per me è un investimento di efficienza energetica. Lo dico perché ci sono altre posizioni che io rispetto che invece sono più talebane. Allora, comunico in termini di efficienza energetica che oggi ci sono determinate tecnologie, questa è una fattispecie che può risolvere la tua tecnologia, se ha un ritorno dell'investimento fallo, perché ha un ritorno dell'investimento e riduci le emissioni. Come si diceva una volta, l'ottimo può essere nemico del bene, quindi facciamo il bene in attesa dell'ottimo. E sicuramente un altro tema molto attuale, e diciamo, poi starò nei 40 secondi, a mio avviso abbiamo imparato, e su questo ci stiamo lavorando, il termine di trovare un modo di mitigare la volatilità dei prezzi. Questo chiaramente, da un lato noi lo facciamo da sempre con i prezzi fissi, a lungo molto criticati in questo paese perché erano un'espressione del mercato diavolo. Oggi invece proprio quelli che hanno scelto prezzi fissi, anche clienti domestici offerti dal mercato libero, sono stati protetti per la durata di questi contratti da questa esplosione dei prezzi. E quando si diceva che eravamo il diavolo, forse adesso bisogna anche sottolineare che queste formulazioni di prezzi hanno dato un effetto. L'altro aspetto è analytics, perché per farlo anche nei confronti delle imprese che generalmente non ce l'hanno chiesto, bisogna investire molto in capacità di calcolo, e qui andiamo
collegandomi al tema di questo festival, la necessità di avere risorse umane schillate e pronte per queste nuove tecnologie. Grazie. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie a Giorgio Graditi da Roma, grazie a Alessandro Blasi che vedo lì da Parigi, grazie ai miei Grazie, compagni. Arrivederci a tutti. Grazie. E arrivederci a voi.